Sicuramente l'anno che abbiamo affrontato non è stato tra i più semplici di quelli che abbiamo vissuto precedentemente in Serie A2. È stato un anno particolare sia per il Covid sia per la motivazione che ci ha visto decidere all'ultimo momento di partecipare al campionato di A2. Il ringraziamento principale va al pubblico e ai tifosi che ci hanno seguito fino all'ultima partita. Nella seconda parte del campionato sicuramente abbiamo regalato più gioie, siamo riusciti a lottare fino all'ultima giornata per la salvezza che era il nostro principale obiettivo. Purtroppo la prima parte del campionato non è stata delle più felici per tante motivazioni che non stiamo qui ad elencare, però insomma, il bilancio può essere anche visto in maniera abbastanza positiva. La squadra ha lottato fino all'ultimo, ci abbiamo provato fino all'ultimo, abbiamo cercato di portare a casa l'obiettivo senza mollare mai, dimostrando che ce la potevamo giocare con tutti. Il nostro girone di ritorno è stato sicuramente un girone di ritorno importante. Peccato per la prima parte del campionato che ci ha visti affrontare tantissime difficoltà, il fatto di aver costruito una squadra all'ultimo momento, quindi tanti meccanismi su cui abbiamo dovuto lavorare, l'infortunio del primo palleggiatore che ha recuperato sempre a stento e poi ci ha visti dover intervenire per forza sul mercato, e quindi ci sono create delle situazioni che non sono state semplici da gestire. Ci abbiamo provato, questo era l'obiettivo, non abbiamo mollato mai, ci abbiamo provato fino all'ultima palla, fino all'ultimo punto, fino all'ultima partita. Peccato per come si è andato. Un altro ringraziamento particolare va a tutti quegli sponsor, a tutte quelle attività che quest'anno ci hanno affiancato. Siamo riusciti a creare, e spero che possano proseguire la loro collaborazione con noi, una serie di imprenditori che ci sono stati vicini e che spero, ecco, mi ripeto, spero possano continuare a sostenerci anche per il proseguo della nostra attività. Un ringraziamento particolare, ecco, va a loro soprattutto perché hanno creduto nel nostro lavoro. L'Impavida non finisce dopo la retrocessione, l'Impavida vuole ripartire con tanta voglia di ricostruire e di continuare ad essere quella società che si è contraddistinta per determinati valori in campo, per determinati valori anche nel sociale. È importante starci vicino e noi abbiamo voglia di ripartire con tanto entusiasmo, ripartire dalla 3, perché a tutt'oggi grossi spiragli di ripescaggi non ce ne sono. Però questo non vuol dire che la pallavolo non ci possa regalare grandi soddisfazioni, anzi, vogliamo ripartire dalla 3 per ricostruire qualcosa con un progetto che magari possa essere a 2 anni e provare ad arrivare fino in fondo anche l'anno prossimo per tentare magari una risalita immediata in A2. Ne abbiamo voglia, stiamo lavorando per questo e sono sicuro che tutti quanti gli sponsor che ci sono stati vicini, gli imprenditori che ci sono stati vicini, ci saranno di nuovo a fianco perché abbiamo voglia, ecco, di ricostruire e di ripartire dai valori che sono stati quelli dell'Impavida. Un'altra particolare menzione va a tutte quelle persone che mi sono state a fianco durante l'anno, che mi sono state a fianco nel tempo e che sono a fianco all'Impavida, che lavorano magari non sotto i riflettori, ma che si sacrificano per portare avanti l'Impavida, per portare avanti la squadra, per portare avanti tutto il movimento. Detto che abbiamo voglia di ripartire, sicuramente con attenzione ai giovani, con attenzione alla parola d'ordine è ricostruire e ripartire con entusiasmo, dando una particolare attenzione magari ai giovani e continuando a lavorare con quelle che sono state le persone che ci sono state a fianco in questi anni, senza trascurare nessuno, ma con l'entusiasmo giusto che ci ha sempre contraddistinto. L'entusiasmo è un motore importante e che dobbiamo portare avanti, perché la pallavolo è uno sport fatto di passione ed è stato sempre questo il nostro motore che ha fatto sì che l'Impavida potesse ottenere tutti quanti questi risultati. Ci tengo a ribadire una cosa: l'Impavida non molla, l'Impavida riparte con entusiasmo, l'Impavida ha voglia di costruire qualcosa per il futuro.
abbiamo di nuovo voglia, scusate la ripetizione, di tornare ad essere quelli che siamo stati col tempo. Continuate a seguirci sui social, presto magari ci saranno delle novità o delle comunicazioni importanti, vi metteremo al corrente di quello che saranno gli obiettivi e di quello che saranno i nuovi acquisti nel più breve tempo possibile. Stiamo lavorando per fare la nostra scuola di A3 che possa portare in alto il nome di Ortona e il nome dell'Impano. Vi auguro una buona estate a tutti e rimanete collegati con noi.